Visto che ieri ufficialmente la crisi non si è aperta perché Renzi ha detto che avrebbe ritirato le sue ministre ma non ha ritirato la fiducia al governo, noi ci troviamo in questo momento in una situazione surreale. Non sappiamo se questo governo è in carica nella pienezza dei suoi poteri o è un nobile decaduto, un visconte dimezzato, tanto che abbiamo dovuto sospendere i lavori del Parlamento perché stavamo interrogando un sottosegretario che non aveva più il ministro, sottosegretario all'agricoltura. Voi capite che per un governo e un Presidente del Consiglio che è sempre stato generoso di dichiarazioni, parlando continuamente in conferenza stampa, dirette Facebook, parlando di giorno e di notte, il fatto che sia silenzioso da più di 24 ore, che né il Paese né gli italiani in una situazione drammatica come questa, né il Parlamento, che comunque merita rispetto perché rappresenta tutti gli italiani, sappiano nulla delle sorti del governo, è surreale. Qui Conte deve venire e spiegare esattamente che cosa sta succedendo, se ha la fiducia o se non ce l'ha.